l'agnello in piedi, l'agnello arrostito, di mangiarlo in piedi, quei calzari ai piedi, i bastoni in mano. Questo passaggio dell'angelo e questo rito di mangiare l'agnello si chiama Pasqua, Pasqua, in memoria di questo avvenimento. Mosè, per ordine di Dio, istituì la solennità di Pasqua. Questa è la Pasqua, il passaggio dell'angelo e il rito di mangiare l'agnello. E Dio ha dato a Mosè l'ordine di far celebrare questo avvenimento ogni anno. Ricordatevi di questo giorno, disse Mosè, nel quale siete usciti dall'Egitto e dalla casa di schiavitù, avendoci il Signore tratti fuori da questo luogo con mano onnipotente. Voi non mangerete pane fermentato, e quando sarete nella terra promessa, celebrate questo rito sacro con grandi solennità. Questa è l'origine della Pasqua degli ebrei, ma soprattutto la Pasqua degli ebrei, che era una figura dalla Pasqua cattolica, in cui c'è il passaggio dal peccato alla grazia, dalla schiavitù alla libertà, e la vera Pasqua è Gesù Cristo, che si offrì al Padre come agnello senza macchia per liberarci dalla schiavitù non del faraone, ma di Satana, dei demoni. Quindi Gesù è il nostro agnello senza macchia, che toglie i peccati del mondo, che si offrì volontariamente in sacrificio come vittima per liberarci dal peccato. Perché, cari bambini, il peccato, l'offesa a Dio, è l'unico vero male. La piaga più grande, il castigo più grande è vivere lontano da Dio nostro Signore. L'unico vero male è il peccato, è offendere il Creatore, è offendere il nostro Salvatore. Nascere senza una gamba, questo non è niente. Nascere senza i denti non è niente. Tutte le malattie non è nulla paragonato a un peccato mortale, a un'offesa fatta contro Dio. E il castigo ultimo del peccato è l'inferno, la dannazione, l'allontanamento per sempre da Dio, aver perso il sommo bene per tutta l'eternità. Quindi, cari bambini, dobbiamo avere un vero orrore dal peccato, orrore di offendere Dio nostro Signore. Allora, da quel giorno, il 14 del mese di Nisan, in quel giorno Dio istituì la Pasqua, e la Pasqua ormai è eterna, eterna, sempre, finché ci sarà Chiesa cattolica, apostolica e romana su questa terra, ci sarà sempre la festa di Pasqua. E poi, quando questo mondo passerà, allora la Pasqua sarà eterna nel paradiso, nell'eternità, perché la Pasqua vera è Gesù, morto e risorto per liberarci dai nostri peccati. È questo mistero che noi celebriamo di un modo particolare nella Settimana Santa, il Sacro Triduo, in cui la Chiesa celebra la passione, la morte e la
resurrezione di Gesù Cristo. E la Pasqua, la festa più grande dei cattolici è la Pasqua. Guardate, cari bambini, dove siamo andati a recuperare la nostra festa di Pasqua. Pensate, la provvidenza, se Giuseppe, figlio di Giacobbe, non avesse avuto i suoi sogni, se i suoi fratelli non avrebbero venduto come schiavo e quindi Giuseppe portato in Egitto, e allora dopo tutta la sua famiglia è stata portata in Egitto, se non fosse stato questo, non ci sarebbe poi la festa di Pasqua, e senza la festa di Pasqua chi può capire il cristianesimo? Vedete come la provvidenza anche negli avvenimenti avversi conduce tutto secondo la sua volontà per il nostro maggior bene. Allora, noi la prossima puntata torneremo ancora a parlare su questa decima piaga, ma soprattutto sulla Pasqua, perché la Pasqua è veramente la festa principale della fede cattolica. Ci vediamo mercoledì prossimo alle ore 18 sulle onde della Radio Roma Libera. Sia lodato Gesù Cristo. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.